Ma prima voglio dire una cosa corta e molto facile. Io ho fatto il vaccino, ho fatto un giorno di febbre alta, un giorno. Mio cognato, che è più giovane di me, è in salute, stava bene, tutto, si è ammalato, è stato 25 giorni in ospedale e 10 giorni con il casco per avere l'ossigeno perché non riusciva a respirare. Allora se io devo scegliere tra 25 giorni all'ospedale e il rischio anche di morte a un certo punto e un giorno di febbre, non mi piace avere un giorno di febbre, ma tutto sommato si può fare. Un'altra cosa invece chiedo, sembra semplice ma me l'hanno detta molte persone, io sono molto vecchio quindi va bene, ma molti mi dicevano: io sono giovane, sono forte e non ho paura e quindi la mascherina non la metto. Tu metti la mascherina perché hai paura. Allora forse è un pochino da spiegare questa cosa così banale, ma perché ho trovato parecchie persone che avevano questo atteggiamento, dà un po' fastidio avere la mascherina e molti dicevano: ma no, io tanto sono forte, non ho paura, non la uso, è inutile. Ma la mascherina, se voi avete visto, è comunque qualcosa che per esempio nell'Oriente è stata facilmente usata anche in epoca pre-Covid, perché la cultura orientale era una cultura molto più rispettosa del rischio che noi potevamo dare agli altri attraverso il contagio, la contaminazione di qualcosa che può uscire dalla nostra bocca. Io ho avuto la fortuna di stare con Francesco a Pechino e mi aveva colpito il fatto che un sacco di gente per strada avesse la mascherina e diceva: fa la mascherina. L'ho capito in fase Covid, dove probabilmente la cultura del fatto che noi comunque siamo sempre portatori di teoriche contaminazioni per i nostri fratelli, per i nostri simili, per i nostri conviventi, hanno incentivato le popolazioni dell'Oriente a un uso frequente della mascherina. Da noi la mascherina non è mai stata usata, è diventata invece di uso obbligatorio nell'epidemia di Covid, e penso che sicuramente quella abbia avuto il merito di ridurre, soprattutto nelle fasce forse che più hanno usato correttamente la mascherina, perché io provo a pensare ai bambini che ho seguito in questi mesi, direi che la mascherina era un po' in tutti i posti, oppure la barzelletta della mamma che riceve il bambino dicendo: ma scusa, questa mattina ti ho dato una mascherina con un disegno diverso. Sì, ma ce la siamo passati in classe. Quindi del senso, capire il concetto non è poi così scontato. Però è anche vero che l'uso di questa mascherina, se voi vi siete resi conto, il distanziamento, quante influenze abbiamo avuto quest'inverno? Io penso che quest'inverno io ho vaccinato 350 persone, ho buttato via forse 350 dosi di vaccino, oltre al tempo, perché non ho visto un caso di vera influenza, nel senso che lo stare a casa, il distanziamento, la mascherina, il non frequentarsi durante le feste, eccetera, e evitare i grandi assembramenti ha evitato la diffusione del virus influenzale. Quindi probabilmente la mascherina va vista in un'ottica che non è la soluzione a tutto, però sicuramente ha un impatto non banale su questo tipo di prevenzione. Ripeto, tutte queste cose vanno viste nell'ottica che non è bene solo per me, è bene per tutti. Non sono io che devo stare bene, siamo tutti che dobbiamo stare bene. Quindi davanti a un piccolo disturbo per me, la collettività, e quindi anch'io, ho un grosso vantaggio.